Direttore Luca Matteassi, insomma, a distanza di qualche ora è passato un po' il bruciore della sconfitta di Modena. Ma sicuramente con il tempo, insomma, tutte le cose passano, però dispiace tanto perché abbiamo fatto una partita importante e non meritavamo nemmeno di pareggiare dal mio punto di vista, invece è arrivata una sconfitta, quindi c'è molto rammarico, insomma. Possiamo dire che questa squadra, strada facendo, anche con un sistema di gioco un po' diverso, ha trovato un po' la quadratura del cerchio, forse un viatico per la seconda fase del campionato? Sicuramente, siamo molto più equilibrati, stiamo subendo molto meno di prima, stiamo facendo veramente bene con questo sistema nuovo. E continuando con questo atteggiamento, con questo sistema e con questa fame, sicuramente sono molto sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni nei playoff. Ecco, l'incognita dell'altra sera è il mancato utilizzo di Ferrari. No, mancato utilizzo. Franco aveva avuto un problema alla costola, si è allenato poco, il mister ha fatto giocare dall'inizio Cernigoi perché a Pesaro aveva fatto molto bene, fisicamente sta bene. Poi doveva entrare Franco, poi l'espulsione di Drudi, insomma, ha cambiato tutti i piani. Derisio, Cernigoi, Pontisso, promuoviamo a pieni voti il mercato di riparazione del Pescara. Sì, Gherardi anche, che è un giocatore importante, con struttura, un buonissimo difensore. Non lo so, questo non sta a me giudicare, insomma, il mercato. Però io sono contento perché vedo una squadra adesso molto unita, una squadra positiva, una squadra che ha trovato un equilibrio importante, giocatori veramente che hanno qualità, quantità, che hanno fame, e sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni ai playoff. Dispiace, insomma, che non sia stato fatto tutto questo da quest'estate, e tra virgolette responsabile sono io, però ripeto, come sempre, c'è una lista di 24, alcuni giocatori non sono andati via, non siamo riusciti a darle via per determinati motivi, e quindi dispiace per questo. Sarebbe stato bello avere questa rosa da inizio stagione, però purtroppo non abbiamo potuto fare questo. Ci crede Luca Matteassi al terzo posto? Certo, ci credo al terzo posto, ci credo anche a dei playoff veramente importanti, sicuramente.